Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, oh, alleluia, alleluia, alleluia. Ben ritrovati nella preparazione al Vangelo della Gioia, le letture di questa settima domenica del tempo ordinario, dove continuiamo il discorso della montagna. Siamo al capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo e ci sono alcune parole molto difficili, in particolare sul perdono. Gesù riprende in queste antitesi la legge del taglione, il famoso occhio per occhio, dente per dente, che in realtà era una regola per calmierare le vendette. Chi è un po' più grande, insomma, ricordava che in Sicilia a un certo punto, negli anni 70-80, queste faide dove si uccideva uno fratello, l'altro fratello, il padre, la madre, insomma, a un certo punto dovettero smettere perché si uccidevano tutti, ecco. Ebbene, la legge del taglione era un modo per calmerare. Hai ricevuto un pugno, puoi ridare un pugno. Ti è stato rubato una gallina, puoi ridare una gallina. Non puoi, avendo ricevuto un pugno, dare una coltellata o uccidere. E però Gesù chiaramente va nella pienezza, diceva Papa Francesco nell'Angelus, e il cristiano non è uno che fa il minimo indispensabile, ma il massimo possibile. E dunque l'idea è che c'è una pienezza, e i comandamenti non sono delle cose da custodire lì, che a prendere della polvere, ma rimandano a una vita nuova, a una pienezza. E Gesù dice, non opporre al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu porgi anche l'altra. E uno dice, vabbè, allora quindi bisogna essere sciocchi. Eh no, è la rinuncia alla vendetta. Papa Francesco dice, c'è questa grande differenza tra la giustizia e la vendetta. La vendetta non è mai buona, perché la vendetta di fatto interrompe il rapporto di relazione con l'altro. Nel momento in cui mi vendico, è finita. La giustizia, invece, è cercare di far capire all'altra persona che mi sta facendo del male, mi sta facendo soffrire, e per assurdo trovare tutti i modi possibili, per assurdo anche porgergli anche l'altra guancia, dire pensi di risolvere qualcosa, se c'è qualcosa che hai contro di me, perché mi percuoti, diceva Gesù alla guardia, se non ti ho fatto nulla di male, perché mi percuoti? E dunque il cristiano è colui che cerca di far ragionare, di far pensare all'altra persona, cerca di non reagire, appunto la vendetta, ma più agire, dire cosa posso fare per farti star meglio, cosa posso fare per chiederti scusa se ho sbagliato qualcosa. E dunque il cristiano non è uno sciocco che porge anche l'altra guancia, ci viene in mente alcuni film di Bud Spencer e Terence Hill, è un'altra cosa. Il cristiano non è uno sciocco, ma una persona che cerca di far ragionare perché lui sta a cuore la relazione dell'altro. E
Poi c'è la faccenda anche dell'amore. Innanzitutto dice, se uno ti chiede un prestito, non voltare le spalle, essere attento, hai bisogni anche concreti. Ecco, pensiamo in questo momento qui, questa tragedia enorme del terremoto tra Siria e Turchia. Ebbene, si parla di oltre 40, 42 mila vittime, cioè una tragedia enorme. Ebbene, noi che cosa possiamo fare? Ecco, per noi follivesi, in linea di massima Follia faremo la raccolta appunto questa domenica per la Caritas così. Però noi follivesi abbiamo la fortuna di avere il monastero delle Carisse di San Biagio, che c'è questa grande amicizia col convento francescano di Aleppo, appunto questa città così martoriata, rasa al suolo così. È interessante, quindi in ciascun momento potete suonare dalle suore e lasciare un'offerta, andranno in buone mani. E queste duplici possibilità, o alla Caritas appunto, però ecco perché di Forlì lasciare in portineria questa offerta al Carisse Povere del monastero di San Biagio, qui a Forlì, piazzetta Garbin. Ebbene, noi possiamo fare qualcosa, anche quei 2 euro sono preziosi, tutto è prezioso in questo grande momento. Ecco, Gesù dice, non voltare le spalle a chi ti chiede aiuto. Poi c'è la faccenda appunto dell'amore. E qui Gesù commenta, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. In realtà non c'è questa frase dell'odio del nemico, una tradizione antica è quella tradizione che considerava dei cani i pagani. Insomma, Gesù taglia la testa al toro e dice, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ebbene Gesù sulla croce, Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Gesù è interessante che non solo indica la strada, ma lui per primo la percorre. Perché? Perché se amate i nemici, possiate essere figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Sembra quasi che se noi non amiamo, non preghiamo per i nostri nemici, le persone che ci fanno del male, rinunciando alla vendetta, non siamo figli di Dio. Nel momento in cui noi preghiamo per chi fa del male, rinunciamo alla vendetta, diventiamo figli di Dio. Infatti, dice Gesù, ma se amate quelli che vi amano, ma quale ricompensa avete? Non fa così anche i pubblicani? Oppure se salutiamo soltanto i nostri fratelli, ma cosa facciamo di straordinario? È interessante questo. Domenica scorsa si parlava di una pienezza, non credete che io sia venuto per abolire, ma per portare a compimento. E oggi si parla di straordinario. Il cristiano non è uno che fa il minimo indispensabile, ma cerca questo straordinario. E non fa così anche i pagani. Voi dunque, siete dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. È lui il modello. Beh, uno dice, cosa vuol dire essere perfetti? Perfetti nella misericordia, perfetti nella carità, perfetti nel modo, nell'amare in cui lui ci ama. Dio Padre ci ama tutti, ci ama per primo, ci ama gratuitamente. Ebbene, anche noi siamo chiamati a condividere questo amore, a fare un po' il primo passo. Ecco, il cristiano è colui che non dice deve essere l'altro, no, provo io a fare qualcosa. Cosa posso fare io per recuperare questa situazione? Ebbene, è interessante, Papa Francesco nell'Angelus scorso diceva, allora, questo compimento, questo straordinario, allora alcune domande, come vivo io la fede? È una questione di calcolo, di formalismi, oppure una storia d'amore con Dio? Mi accontento soltanto di non fare del male, tenere a posto la facciata? O cerco di crescere nell'amore verso Dio e verso gli altri. E dunque vedete che in queste domeniche non si tratta soltanto di cercare di non far del male, non uccidere, così una facciata, di aderire ai comandamenti, ma si tratta di aderire a una vita nuova, una storia d'amore che il Signore ci dona con fiducia. Interessante che il 20 febbraio si ricorda la beata Giacinta Marto, una delle tre, la più piccola dei tre pastorelli di Fatima, ecco, e Dio si rivolge ai piccoli, in questa semplicità. Chiediamo anche per noi questa semplicità, preghiamo, ecco, chiediamo di poter essere vicini a queste popolazioni. Ecco, il cristiano è colui che non fa tanti commenti, ma cerca di essere vicino nella concretezza, nella preghiera e anche nell'aiuto concreto. Il Signore possa benedire la vostra generosità, pace e bene. Grazie di cuore. Thank you.
Sempre suo.